Partiamo dicendo che ci saranno spoilers in questo vlog. Spoilers enormi, catastrofici. Tutto ciò che concerne Metal Gear Solid e la Metal Gear Saga probabilmente rischia di essere discusso qui. Ogni cosa non è una spiegazione di trama, ma posso prendere spunto da qualunque cosa distinto mi possa venire in mente. Conoscendola a menadito tutta, può scappare qualcosa. Non ho paletti questa volta, quindi in ogni caso, uomo avvisato, mezzo salvato. Qui, curiosi sono i benvenuti, ma l'obiettivo è comunicare a chi è interessato, sta giocando, è appassionato o ha vissuto tutto o meno The Phantom Pain. Ed è la seconda parte di The Phantom Content, ok? In parte darò per scontato, pesante che sia per tutti, che abbiate visto la prima parte, no spoiler. Non mi ripeterò, non voglio far un trope del mio canale il fatto che io dica che questo video sarà breve, ma sicuramente sarà più breve dell'altro, perché non mi ripeterò, e non ripetendomi tutto il discorso è veramente sintetizzabile al mettere i puntini su lei. E non tutti, perché ve l'ho detto anche nel primo, non mi metterò qui a parlare del gioco in sé, non mi metterò qui a parlare dei miei gusti nei confronti di come è stato realizzato narrativamente quel che c'è, è un altro discorso, il nostro, completamente, ok? Considerate che, comunque, il punto è lo stesso. The Phantom Pain, volenti o nolenti, è concretamente, a livello proprio legale, la fine dell'era della Metal Gear Saga, ok? Kojima non lavora più con Konami, o comunque non vi lavorerà più da dicembre in poi. E non c'è più spazio per fare opere canoniche dell'autore nei confronti di questo lavoro. The Phantom Pain ha richiesto 8 anni di sviluppo, di cui 5 pubblici. Quindi, di roba ce n'è stata tanta. E di discussione per gli appassionati anche troppa. Quindi, visto che si è arrivati al punto che, ragazzi, ok, io non faccio un'introduzione lunga stavolta, ma possiamo chiuderla a un livello emotivo molto semplice. I giochini, ok? Questa saga dura da 28 anni. A livello serio, visto che i primi due Metal Gear non li considero personalmente a livello tale da poterli definire l'inizio della saga, visto che a dire il vero la saga è cominciata con Snake Eater, però comincia con Metal Gear Solid a livello narrativo in maniera seria, è dal 98 che stiamo qui, ok? Chiunque di noi avesse la ragione durante quell'anno era abbastanza grande da essere cogito ergo sum, e quindi li ha vissuti per tutta la vita. Quindi, quando arriviamo a questo vlog, ok, dopo che tu, e avrò un sacco di reference sotto questa descrizione, ti vedi un certo video montato e piangi come un fringuello, non è perché i giochini sono superficiali o perché sei troppo emotivo, ma perché ti ha accompagnato per tutta la vita un'opera che non ha mai, a livello soggettivo, ma anche a livello di un certo mondo concreto di narrazione, non ha mai fatto un buco nell'acqua. Perché nella sua follia, nelle sue enormi esagerazioni e i suoi piccoli grandi retcon, comunque non ha sbagliato un colpo. Ha sempre avuto una sua ragion d'essere, una raison d'être, come facevamo nello scorso vlog sputando sul francese con la mia pronuncia, e comunque un inizio, una fine e un'immagine, una morale con la quale Kojima ci ha sempre marciato sopra da tutta la vita, ok? Ok, bene. Quindi, qual è il sunto dello scorso vlog? Io vi dico di guardarlo. Qual è il sunto? The Phantom Pain, un videogioco immesso sul mercato in maniera incompleta. Sono stato generoso nello scorso vlog definendolo completo ai 2/3. Onestamente, si potrebbe considerare completo al 50%. 51%. Capiretemi là. I più attenti di voi, i più appassionati di voi già sanno la battuta a cosa si riferisce. Però non è uno scherzo, non è una lamentela, non voglio parlare del titolo a livello soggettivo. Ci sarà tanta soggettività all'interno dell'emotività del video, ma non a livello concreto di informazioni, ok? Distinguiamo le cose come abbiamo fatto con il primo. Distinguiamole perché vanno distinte, ok? Mi auguro che siate in grado di
riuscire a farlo in maniera completamente autonoma, altrimenti rischierei di allungare il video ripetendo soggettivo, oggettivo, soggettivo, oggettivo, non voglio farlo. Allora, The Phantom Pain è un titolo ufficialmente diviso in due capitoli di un prologo, ok? Si vocifera tra gli appassionati che forse un terzo sarebbe stato necessario, ma quella è fuffa soggettiva, una speranza e una fantasia che è stata completamente infranta, ma quella è la fantasia, il voler vedere di più, di un titolo che ha deciso di narrare poco. Però, al di là di tutto, i due capitoli non sono completi. Il secondo capitolo è, a livello di gameplay, una riedizione quasi al 50% di missioni dello scorso episodio, completamente copiate a livello di codice di gioco, comprese le cutscene con differenze di difficoltà aumentata o opzioni extra, e le missioni di trama hanno un'interruzione istantanea, brutale e assolutamente non coerente con nessun tipo di livello narrativo all'interno di qualunque media. Ok? Cosa intendo parlando come magno? Che il gioco finisce con una dissolvenza a un cliffhanger. Senza to be continued. Ok, il gioco si interrompe, il gameplay finisce e si viene abbandonati a una serie di missioni secondarie ripetute senza alcun reale filo logico che in un open world possono funzionare. In questo caso funzionano meno perché ti senti preso per il culo. Papale, papale. Il gioco non conclude nulla. Il colpo di scena, il finale segreto di cui tutti parlano, è una narrazione all'interno di una cronologia non si può collocare in nessuna reale situazione del gioco, può essere inserita all'inizio, alla fine, alla metà, dopo 5 anni, quando vogliamo, è un colpo di scena che a me piace moltissimo, che può avere seri problemi di timeline, ma crea un bel contesto di collegamento anche con i piccoli Metal Gear originali che di narrativa non avevano nulla, e quindi, ok, è un flashback, è una reinterpretazione, e finché abbiamo fatto questa introduzione molto spoiler free, adesso basta. Era il sunto di un'ora precedente, che non funziona. Per favore, se vi siete particolarmente interessati, fate finta che questi vlog siano audiocassette. Infatti non ho messo green screen, sono in una stanza, non in uno studio, quindi qualità nonostante tutto, stiamo comunque parlando di luci bruciate e tutto quello che può causare purtroppo un ambiente molto piccolo con dei fari da set, anche se sono piccini anche loro. Quindi cuffie e fate quello che volete se non volete vedere il mio sguardo distrutto e gli occhi rossi, ma comunque dura un'ora, nel caso ascoltatelo. Parliamo di cose concrete, ragazzi. Allarme! Vi fottete ogni cosa se vi interessa non avere spoiler della serie di Metal Gear Solid, ma soprattutto di The Phantom Pain, perché non spazierò poi così tanto. Sarà prestapoco solo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Io metto i paletti a voi di stare attenti al resto della saga, perché Dio solo sa cosa potrebbe uscirmi dalla bocca durante questo flusso di coscienza. Allora, tra l'altro, per voi e per me stesso, stavolta il cellulare lo guardo. Perché ho preso qualche appunto. Meglio guardare il cellulare 2 secondi, far durare il video 20 minuti in meno, che non spaziare veramente nel flusso di sofferenza e di braccio prostetico su per il culo che sentiamo tutti noi in questo momento. Allora, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain è ambientato nel 1984, ok? 11 anni prima dell'Outer Raven Uprising che Big Boss causa nei confronti del mondo intero. D'accordo, è ambientato 9 anni dopo Ground Zeroes. D'accordo? Perfetto. Qual è il grande plot twist che tutti confondono come finale segreto all'interno di questo titolo? Il fatto che all'interno di The Phantom Pain noi non giochiamo come Big Boss. Big Boss, entrato anche lui in un reale coma all'interno dell'evento catastrofico che distrugge Mother Base e tutti i loro obiettivi nel 1975, lo porta in un coma insieme al suo medico, che si è sacrificato per lui per salvargli la vita. A nessuno di due va molto bene, ma a lui va molto peggio. Quindi, che succede? Che per generare un certo tipo di piano, non vi devo spiegare la trama, sto discutendo della merda uscita fuori da questo titolo, facendo i giusti spoiler, quindi senza stare a spiegare i dettagli. Tra Zero e i Patriots, che si sono già separati, ma il bordello che è successo, riescono per un'ultima volta a fare qualcosa insieme. Accettano una resa, una sorta di tregua, e decidono di fare la più colossale forma di inganno mondiale che sia mai successa all'interno della storia della Metal Gear Saga. Vale a dire, attraverso ipnosi profondissima e molto complessa, cosa che
è canonicamente possibile all'interno della Metal Gear Saga, inseriscono le memorie di Big Boss all'interno del suo medico e cercano di, durante il suo coma, cercare di ricreare una sua immagine fantasma all'interno della psiche del corpo del suo fidato, alleato e compagno d'arme. Ok? Bene! Quindi noi giochiamo Phantom, Venom Snake, Punished Snake, non è Big Boss, è un suo collega che diventa Big Boss, ma il plot twist in realtà va molto oltre. Quello che io ritenevo geniale del colpo di scena è che fondamentalmente ti sbatte in faccia la quarta parete molto più di Metal Gear Solid 2, perché in realtà siamo noi Big Boss. Il medico è solo una scusa per mettere sulla lore cosa è successo, ma il gioco non vuol che tu pensi che sia un medico, vuol che pensi che tu sia Big Boss, che tu durante tutti gli anni di gioco della Metal Gear Saga sia diventato Big Boss. Perché? Perché il controller ce l'hai in mano tu. E tu stai giocando lui e tu gli permetti di fare quelle cose anche se lui in realtà non è Big Boss. Perché tu in realtà non sei Big Boss, ma in realtà lo sei. Ok? Pippi a parte. Questo colpo di scena. E non è una discussione di lore questa, quindi mi fermo qui. Non mi spiace, non posso accontentare i curiosi che vogliono sentir parlare un veterano della saga per quanto riguarda cronologia, timeline, pensieri e ragionamenti, ma qui si parla della merda. Perché. Non so se in cuor mio ho ancora la speranza che succeda qualcosa, ma preferisco che qualunque cosa accada, questo epilogo ci sia. Che succede, ragazzi? Che questo colpo di scena può cambiare le carte in tavola, può ritrasformare completamente il modo in cui si vede la trama di un'intera saga a livello narrativo fino al 2005, o comunque fino al 1999. Però, il punto è un altro, il punto è più serio, che non è collocata cronologicamente. La realtà dei fatti è che questo colpo di scena non chiude una storia, la reinterpreta. L'ultimo evento di trama all'interno di The Phantom Pain si ha subito dopo la missione 45. Ora, che cos'è la missione 45? La missione 45, spero di non sbagliarmi sul numero, ma per carità non è questo il punto, è la missione nella quale il virus, il parassita, l'infezione di cui la trama di Metal Gear Solid 5 discute tutto il tempo, purtroppo risorge a causa di Yui, testa di cazzo, personaggio stupendo, uno dei pochi che viene concluso all'interno del titolo. A causa sua, un'infezione mortale in grado di creare un vero e proprio genocidio, a livello razziale, torna sulla Mother Base e tu sei costretto a eliminare ogni singolo soldato della tua base all'interno di una determinata piattaforma, un qualcosa che registicamente è uscito da Dio. Ed è terrificante. Ora, è quello che abbiamo visto nei trailer. Quella scena è il primo passo, narrativamente parlando, che voleva essere inteso per far comprendere come mai Phantom diventa un demone. Project Ogre, ok? Il corno. Quindi il finto Big Boss, il quale verrà sconfitto da Solid Snake nel 1995, ad Outer Raven, diventa un mostro. In quel momento lui perde se stesso, comincia a perdere se stesso. Ma nel gioco è l'unica scena che ti porta a fare quell'interpretazione, perché poi il gioco così conclude con il cliffhanger successivo. Si conclude, ragazzi, con una dissolvenza a nero. Va a nero e il gioco continua, come se fosse Dark Souls 2 dopo il trono. Ma tu in Dark Souls 2 al trono ci arrivi. Qui invece arrivi tranquillamente a un cliffhanger, che adesso vi spiego, un colpo di scena e finisce così. Ora, parlerò anche delle possibili soluzioni che avrebbero potuto attuare in questo caso, come per esempio utilizzare la missione 45 come finale, perché a quel punto potevi immaginarti il futuro, mentre così rimani appeso per le palle. Tutta la storia viene veramente appesa per l'uccello, praticamente, perché appunto si potrebbero fare anche metafore divertenti, finisce con un uccello che vola via, perché fondamentalmente dopo la 45, con le missioni secondarie, se si avanza all'interno della timeline nei confronti dei bambini di Liquid Snake, Eli, il fratello di David, no, ragazzi? Come va a finire? Che un personaggio ben costruito come Eli, perché Eli come bambino e come Liquid Snake è perfetto all'interno della narrativa, nonostante non arriviamo mai a vedere dettagli come il fatto che Big Boss lo piglia per il culo dicendogli che è inferiore e tutto il resto, magari quello è un capriccio, magari doveva essere inteso come esserci, non importa, non c'è. Ma e qui arriviamo al punto fondamentale del problema narrativo che non si conclude, così tutti si tolgono il dubbio. Come va a finire? Che, visto la sua terribile
rabbia nei confronti di Big Boss, e lui non sa che Big Boss in realtà è Phantom e il reale Big Boss sta andando a Zanzibar a fare burdel, grazie al potere spropositato che ha il piccolo Young Mantis all'interno di The Phantom Pain, riesce a fuggire da Mother Base. E fuggendo da Mother Base, come lo fa? Mentre dovrò tagliare a caso i rumori fuori dalla finestra. Andiamo, ragazzi, sto veramente. Mi sto sciogliendo la lingua. Qui andiamo veloci e seguitemi perché è un bordello. Non so se sono nella fase di rabbia o di pianto qua, perché veramente stiamo impazzendo. Stiamo parlando di qualcosa durato per tutti noi 20 anni e io ne ho 27. Fatevi il conto. Giustamente importante, a livello emotivo comunque, ok? Non sarà un problema in famiglia, ma è un problema che dura da una vita. Cioè, è una passione che dura da una vita e ti viene veramente presa per il culo, a livello anche da parte dell'autore, a quanto pare, quindi non capisco. Probabilmente è una sua vendetta nei confronti di Konami, probabilmente non ha rimpianti perché è riuscito a mettergliela, dove non sorge il sole, dove non spunta il sole, dove non si illumina nulla, ma c'è soltanto il buio della vendetta che tutti i fan stanno provando in questo momento. Perché non è qualcosa di opinabile, ok? Ora arrivo al punto, ma non è opinabile, non è, a me non è piaciuto il finale. Troppe poche cutscene, questo gioco non è un Metal Gear Solid, a me l'open world non piace, no, questo gioco non finisce. Punto. È un problema di mercato, è un problema di vendere un prodotto, ok? Che poi ci sono 60 ore di gioco, va bene. Ed è l'unico motivo per il quale i forconi non sono a casa di qualunque tipo di produttore e rivenditore Konami. Fine. Perché altrimenti ci sarebbero i forconi. Il problema è che i forconi non ci sono perché nessuno, purtroppo, a livello di massificazione, conosce la Metal Gear Saga bene. Ed è anche il motivo per cui Konami non ha più voluto produrla come ha fatto in passato. Perché più va avanti, meno ci si capisce un tubo. E quindi meno appassionati sono fidelizzati, quindi boh, è normale, per questo che vendevano sempre meno, perché è sempre più complicata, nonostante non abbia problemi, perché questo è il problema che fa soffrire, perché la Metal Gear Saga, a modo suo, per me e per tanti altri, è perfetta e ti uccide dentro, ti fa veramente innamorare di una storia e ti fa vedere dei personaggi diventare persone. Ma il piccolo Eli, fratello di David, sì, citazione biblica. Last Found Terrible, o come direbbe Ocelot Terrible perché odia il francese. Che succede? Che grazie al potere del potentissimo Young Mantis scappa dalla Mother Base, dalla Neo Outer Haven di Phantom e di Venom Snake attraverso il suo potere psicocinetico, grazie al fatto che non solo riesce a impossessarsi psicocineticamente del Sylanthropus, l'ST84, il Metal Gear di The Phantom Pain, ma è talmente fuori da ogni controllo, Psycho Mantis all'interno di The Phantom Pain, cosa che può canonicamente essere giustificata dal fatto che Metal Gear Solid ha delle cicatrici sulla testa che sembra che gli abbiano fatto una lobotomia manco da elefante, fugge via, volando, sospeso in aria, insieme all'intero Metal Gear, sorretto dal potere psicocinetico di Mantis. Questo è il colpo di scena del capitolo 2. Nel capitolo 1, alla fine della vendetta contro Skullface, che è l'unica linea narrativa veramente completa, principale, non side quest, che succede? Che il piano di Skullface, che lo rende probabilmente incredibilmente l'unico personaggio della saga, all'interno della quale unico capitolo in cui vive, è in grado di mettersi al pari livello con Big Boss e Zero per quanto riguarda la sua coscienza del mondo, il che vuol dire, Kojima, che cazzo hai fatto? Ma vedo che come sempre sai scrivere qualcosa a modo tuo, ma lo sai scrivere con le palle quadrate. Possono essere odiate perché molti odiano la narrativa di Metal Gear Solid, ma Skullface per me è un capolavoro di personaggio. Quindi viene, subisce una vendetta terribile da parte di Big Boss, Phantom e Miller Kaz in maniera registicamente sublime. E poi che succede? Il suo piano era di utilizzare un parassita in grado, tra l'altro ne riparleremo più tardi di questo parassita, un parassita in grado di eliminare un'etnia. Pulizia etnica controllata, non quanto probabilmente l'IA dei Patriots è stata in grado di fare con l'economia bellica, ma una pulizia etnica tramite natura. Boom! Vogliamo eliminare la lingua inglese dal pianeta? Sans lingua franca, come dice lui.
si può fare. Zero non è d'accordo perché lo reputa impossibile, troppo utopico. Scarface no. Che succede? Il ceppo inglese è il motivo per il quale l'intero capitolo 1 esiste. Scarface sviluppa un parassita in grado di uccidere la lingua inglese dal globo. Tramite, tra l'altro, via aerea, quindi aia. Basta dire una parola in inglese e tu sei finito. Un Fox Die molto poco preciso, ma incredibilmente mortale. Perfetto. Ed è da lì che poi si sviluppa il Fox Die. Ma nel mentre il Fox Die è l'idea di Zero, i parassiti delle corde vocali sono l'idea di Skullface. Ora, ci sono tre ceppi all'interno della trama, più un quarto che possiede Quiet. Perché nella trama si parla di tre e in realtà sono quattro? Perché Quiet è una side quest. Non potevano inserirla come trama principale, è stato molto intelligente far finta di niente finché non finisci la sua quest e scopri che il quarto ce l'ha lei. Perché tanto non conta. È una side quest. È evitabile, tu puoi uccidere Quiet quando la incontri, quindi non importa, ed è giusto così. Facciamo finta quindi che siano tre. Tanto il quarto non ce l'ha come oggetto, ce l'ha nel corpo, quindi non può far altro che suicidarsi se è buona o comunque distruggere l'umanità se è cattiva. Ma visto che non lo è, sappiamo come va a finire. Allora, tre ceppi. Quello che stupisce tanto di The Phantom Pain e che è quasi sempre eccezionale della Metal Gear Saga, ma in The Phantom Pain ciò che portava l'asticella sopra è la realisticità dei comportamenti militari di alcuni individui. Per esempio, all'interno del prologo, quando Ishmael, alias il reale Big Boss, utilizza un silenziatore per distrarre le guardie, ti viene la pelle d'oca, perché non è il tipo di ragionamento che vedi in un videogioco. Lo stesso equivale a quando Phantom Snake, Venom, prende i ceppi e li butta nel fuoco appena lo vede. Non sta a fare lunghi monologhi sul potere di quest'arma. Li prende e questo è pericoloso, lo butta nel fuoco. È la prima cosa che fa. Logica. Quello che tanto mi sarebbe piaciuto vedere proseguire. Al che, ovviamente, visto che è la Deus Ex Machina perfetta, e probabilmente molti potrebbero non sopportarla, ma la trovo veramente utile quando hai a che fare con una saga che dura da 28 anni e devi cercare di rendere le cose più fiche di prima, altrimenti non ti si incula nessuno. Psycho Mantis giovane è una Deus Ex Machina perfetta. Può fare qualunque cosa, può nascondersi alla vista degli altri perché è uno psicocineta pazzesco. No, in questo caso cineta è sbagliato, ma comunque ha poteri mentali molto forti. Sappiamo che può farlo nel primo, perfetto, è la Deus Ex Machina della trama. Lui impedisce al terzo ceppo di toccare le fiamme, lo porta via volando. Allora c'è ancora un ceppo pericoloso. Alla fine del capitolo 1 lo dà ad Eli. Lo dà ad un bambino che odia il mondo, il suo destino è il padre. Quindi gli dà un'arma di distruzione di massa. Questo è il cliffhanger del primo capitolo. Non esiste, probabilmente, nell'intera storia della Metal Gear Saga un'arma più potente di quella. In mano a un bambino isterico, con gravi problemi. Ok? Se vi dicessi che quello di cui parlavo era proprio questo, questa storia non viene mai conclusa. E in Metal Gear Solid nessuno parla del ceppo inglese, dei parassiti delle corde vocali che hanno quasi distrutto il mondo, ok? Non so, l'ha scaricato giù dal bagno, l'ha perso, l'ha rotto, quello si scoprirà nella missione 51 che è stata tagliata, ragazzi. Andiamo avanti, quindi Eli, nel capitolo 2, vola via. Sembra che faccia ridere, ma è una scena che ti fa venire i brividi perché non fa altro che creare un pathos terrificante, visto che tu per tutta la prosecuzione della storia non fai altro che andare dietro a questi bambini che poi si ribellano a te a causa di questa testina di cazzo, rubando un elicottero in maniera realistica, come veramente i bambini armati potrebbero fare? Assolutamente possibile, specialmente quando si guarda la missione 51 e si capisce come hanno fatto in maniera più dettagliata, quindi molto serio, molto inquietante, e che porta poi alla seconda fase del demone di Snake, che non c'è, e volano via insieme al Sahelanthropus. Sahelanthropus, Metal Gear, che viene rubato insieme a un'arma di distruzione di massa biologica, quindi hai una possibile bomba atomica, perché il Sahelanthropus è una bomba atomica che cammina, altro spoiler, ragazzi, ha talmente tanto uranio dentro che si può autodistruggere e creare comunque 15 chilotoni, non è esattamente poco, e il ceppo inglese. Volano via una bomba atomica e un'arma biologica di distruzione di massa nelle mani di un bambino vendicativo. Poi c'è un flashback.
nient'altro. Una dissolvenza a nero, con tutti che guardano, loro che scappano. Non c'è una prosecuzione di questa cosa. Non c'è una audiocassetta che ne parla. Non c'è un dialogo che evolve la storia. Il videogioco venduto nei negozi all'interno del suo Blu-ray ha come ultima cutscene cronologica questa. Non stiamo parlando di Azura's Wrath. Non stiamo parlando di Prince of Persia. Qui non c'è un DLC a pagamento che arriva. Magari da 3 mesi arriva. Non credo. Ma nel mio cuore lo spero. Putrida che sia la cosa. Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del fatto che non ve ne è ombra. Non c'è un to be continued, ragazzi. C'è una dissolvenza a nero. E poi torni a Mother Base. Nel gameplay. È più grave di così, in realtà. È molto più grave di così, sapete? Se questo dà fastidio, perché è un Metal Gear Solid. Chi conosce la saga sa come finiscono i Metal Gear Solid. Basti pensare a Guns of the Patriots, ragazzi. I 5 atti più il pell'epilogo. Naked Son. Finiscono così i Metal Gear. Tutti quanti. Hanno come culmine della loro narrativa la fine. Sempre. È sempre stato così. E lo sappiamo. In Metal Gear Solid. Qual è la fine? Eh? La scoperta che Solid Snake è stato usato come veicolo e portatore del Fox Die per distruggere i Patriots, parte di loro, e l'attivazione del Metal Gear X. Quello era il piano di Liquid, almeno. Bene, e poi si scopre la verità tramite una telefonata di Ocelot a Solidus. Ah, Metal Gear Solid 2? Non posso parlarvi del finale del 2 qui, ci metterei 40 minuti. Ma, oltre a distruggere la quarta parete, dimostra parecchie cose. Non posso stare qui a parlare, ma oltre alla nascita dei filosofi e altre cosine, c'è parecchio di quegli scooter che, figuratevi se nel video in cui sto andando nuclear verso le Phantom Pain, può essere incluso un discorso come questo. Metal Gear Solid 3, la nascita della Metal Gear Saga. La verità su The Boss e la nascita di Big Boss. Figa. Perché non andiamo... Provate a immaginare una dissolvenza a nero poco prima del combattimento sul lago. Perché di questo che stiamo parlando, ok? The Boss ti sta aspettando al lago. Dissolvenza a nero. Vuoi riprovare a fare le missioni ad Ard? Riuscite a capire la linea su cui stiamo parlando di questo gioco? Di questa storia? Eh? Metal Gear Solid 4, beh... La fine cronologica della saga. Un mondo senza serpenti. Non mi metto neanche a fare esempi di dissolvenza nero qui. Bene. Perfetto. Peace Walker, bla 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 bla. Bene. Se tutto punta alla fine, ragazzi, di solito c'è un'intera linea narrativa che punta ad arrivarci. Ed è così anche in The Phantom Pain. Il corno sulla testa di Snake. La conchiglia sui fianchi di Eli. Sapete che cos'è quella conchiglia? Alcuni di voi probabilmente sì, specialmente se hanno visto la 51, che linkerò qui sotto. Lo capiranno, perché io non sono un lettore, non ho cultura letteraria ampia. Ho la base della base della base, eppure persino io ho riconosciuto la citazione del Regno delle Mosche. Perché Eli è una chiara citazione kojimiana al libro del Regno delle Mosche, no? E infatti iconizza Big Boss come la testa di un maiale, senza un occhio. E cosa diventa la testa del maiale all'interno del suo Regno delle Mosche? Il Sahelanthropus. Tutto questo non esiste, però guarda caso viene richiamato durante l'intero gioco, ok? Perché non era inteso per non esserci. Lo capite, ragazzi? Lo stiamo capendo? Perché in tutto questo poi c'è, alla summa di tutto, Kojima che dice non sarete mai delusi, io sono fiero di tutto il lavoro che ho fatto. Che può essere interpretato come fino a che l'ho fatto sono fiero di questo. Però ricordiamo il discorso della responsabilità, perché poi tiro del culo. A livello di consumatore, da appassionato molto di più, da consumatore, ho fatto l'esempio di Assassin's Creed la scorsa volta. Ah, figo il gioco, gli faccio qualche missione. Ma non lo segui da 20 anni, sapendo
ed essendo introdotto a questo quinto capitolo per 5 anni con trailer che ti hanno mostrato qualcosa che non esiste. Ok. Bene. Quindi c'è tutto questo build-up del Regno delle Mosche e poi la missione sul Regno delle Mosche, perché si chiama Kingdom of Lies, sapete? Cioè, non è una questione di meta. No, no, Kingdom of Lies si chiama la missione. Non esiste. È un extra del Blu-ray Disc Collector Edition. Quella missione non è presente, quindi mi dispiace, non può essere canonizzata in nessun modo. La canonizziamo noi nel nostro buco di culo, nel nostro cuore, perché è l'unico modo per cui possiamo avere una fine. Che poi ci fosse stata, forse tutti noi avremmo comunque detto che fine di merda, non importa. È un'opinione a quel punto. Qui manca, non puoi dare l'opinione. Inoltre, quella sarebbe stata la fase 2 in cui si sarebbe creato il demone. Perché dopo aver protetto quei bambini per tutto il gioco, li avresti napalmizzati tutti quanti. Napalm, ragazzi, il napalm non è una cosa bella. È un po' diverso da sparare in testa a un bambino, nonostante la terribile idea di di questa azione. No, no, il napalm è molto più cattivo. E se tu getti un bombardamento al napalm su un gruppo di 12-15 bambini, dopo aver sterminato il tuo staff, qualcosa magari dentro si rompe. A maggior ragione quando scopri che la tua vita è una menzogna e sei in realtà qualcun altro. E non sarebbe stato male come finale, non trovate? Peccato. Peccato veramente. Allora, ora, questa è la situazione di base, ok? E sicuramente già stiamo a un livello in cui è stato stupido dire che sarebbe stato un vlog rapido, ma seguitemi perché qui il veleno ce l'abbiamo noi. Per quanto sia il Phantom Pain che sentiamo tutti una simpatica metafora del titolo, non funziona così. Perché il Phantom Pain lo avremmo potuto sentire attraverso di lui. Non c'è bisogno di farci rodere il culo come consumatori e giocatori, ok? Non è il modo di comunicare la tua opera. Non lo è. Non lo è. Quindi, facciamo un viaggio ritroso. Ho gli appunti apposta. Devo fare questa cosina, almeno mi guardo un po' qualche appunto e cerchiamo di capire cosa viene concluso e cosa no all'interno di questo The Phantom Pain. Per farvi capire, al di là del gameplay, ne abbiamo già parlato un pochino nello scorso vlog, quante cose non funzionano a livello narrativo, ma non perché non funzionano a priori, ma perché vengono lasciate in sospeso. E vengono lasciate in sospeso perché chissà. Qui si va nel mondo della fantasia di nuovo. Magari un capitolo 3 ci stava pure, visto che era Awakening il prologo, poi Vendetta, Razza. E il terzo capitolo penso che chiunque, qualunque appassionato, possa tranquillamente portarlo nel cuore come quello che sarebbe stato. L'ogre, no? È proprio preciso. Non era necessario, va bene, ma non c'è finale naturale, neanche del capitolo 2. Quindi ceppo inglese, se hai Anthropus che volano via dopo Disturbanza Nera. Io vorrei un attimino dirvelo, ma il gioco non ha un acknowledgement, non ha una consapevolezza di questa assenza. Il gioco, esattamente come la conchiglia e il maiale, non fanno altro che richiamare un futuro del titolo che non c'è. Allora, ragazzi, appuntini sul cellulare, così non facciamo un inutile trascorso di parole vuote. Personaggi come Codtalker, che sono secondari, vengono stranamente lasciati in sospeso. Perché qualunque personaggio all'interno della Metal Gear Saga viene concluso. Tutti, anche i più grandi merdoni. Quando scopri che Sigint e Paramedic diventano il direttore della DARPA e il dottor Clark, praticamente i Patriots, ti fai qualche domanda sulla coerenza narrativa di questo titolo, ok? Tutti hanno uno scopo, tutti hanno un motivo di esistere. E Codtalker viene lasciato in sospeso come un anziano magico sulla sedia a rotelle. Il problema è che il suo ruolo lo si percepisce, oltre a essere lo spiegone per i parassiti, oltre a essere un personaggio profondamente spirituale, è quello che ti porta a capire che The Phantom Pain è esattamente ciò che ti aspettavi, ossia la involuzione di Big Boss e la fine della sua amicizia con Miller. Perché tutti sappiamo, se siamo qui comunque, che Kazuhira Miller è l'addestratore di Solid Snake.
gli ordina di uccidere Big Boss. O, in questo caso, gli ordina di uccidere Phantom e Big Boss. Entrambi. Quindi, quando Cod Talker, giustamente, dice «Stai attento a Kazuhira, a Phantom», ti aspetti che non sia una frase buttata su un gruppo d'uva, no? No, ti aspetti che abbia uno sviluppo. Sai che avrà uno sviluppo. E lo sviluppo, ragazzi, non è che nel finale segreto poi c'è la telefonatina con Miller che si fa rodere il culo. Perché non lo è. Quello è un contentino messo per disperazione di chiudere qualcosa. Quello viene lasciato in sospeso. Cod Talker viene lasciato in sospeso. Eli e Mantis, non parliamone. Quiet è l'unico personaggio che inizia e muore all'interno di The Phantom Pain. Opinabilmente, ma lo fa. Però, a questo punto, se i tuoi mezzi sono limitati o sono stati limitati dopo, è un po' far rodere il fatto che tu abbia concentrato tutte le tue risorse o sia riuscito a finire soltanto un personaggio inutile comunque e secondario rispetto alla trama principale. E ai personaggi più importanti, ragazzi. Ricordiamoci che tutto il gioco, tutto The Phantom Pain è una metafora dell'ogre. L'uomo di fuoco, Volgin, che brucia di vendetta grazie al potere di Mantis, è la dimostrazione di quello che sta diventando Big Boss. Venom. Skullface ne è un'altra forma, perché mentre l'uomo di fuoco diventa demoniaco, Skullface perde se stesso, perde completamente la sua figura, la sua umanità, e diventa uno Skull, una Skullface. Giusto? Perfetto. Sappiamo benissimo che all'interno dei trailer è stato più volte mostrato come Big Boss diventi a sua volta uno Skullface. Non c'è niente di tutto questo. Grazie al cielo abbiamo avuto la missione 45, altrimenti non avremmo mai visto una sola volta Big Boss con il corno lungo. E non sto parlando dei Demon Points che ti aumentano la lunghezza del corno nel gameplay, anche perché non ne arriva così tanto, e non in quella forma. Stiamo parlando di narrativa, di cutscene, di trama, del Phantom Pain che avrebbe dovuto distruggere l'uomo e creare il demone, no? Bene. A me manca la voce, Ma il punto è che i trailer dei Metal Gear Solid sono sempre stati 90% gameplay, 10% cutscene. All'interno di The Phantom Pain erano pressappoco solo cutscene, escluso quello del 2014, e il punto era che probabilmente c'era molto da vedere di cutscene. Non è stato così, d'accordo, una scelta, ma quando in realtà, e questa è una cosa che potete vedere tutti, io metterò reference all'interno di questo video il più possibile, quando vedete che in quasi ogni trailer ci sono scene che nel gioco non esistono, non che non le abbiamo trovate, non che sono segrete, non ci sono, le hanno preparate, completate, montate, e ogni simbolo del trailer non c'è! Ok? Non c'è. Il simbolo di Nuclear qual era? Big Boss che camminava in mezzo a questi bambini distrutti dal fuoco e si inginocchiava in mezzo al sangue. Ne abbiamo già parlato. Non c'è. In altri trailer, i bambini soldato addestrati a sparare sul carro armato? Non c'è. Nel launch trailer? D'accordo. Quello poteva essere un render creato da Kojima per mandare un simbolismo, ossia quando il volto di Big Boss diventa un teschio, con il corno. Peccato che quella scena è più forte di quasi ogni cutscene all'interno del gioco. Quella scena potevi usarla come finale, perché facevi capire che il volto non c'era più ed era diventato un mostro. Ci potevamo incazzare tutti dopo, ma al finale c'era. Includendo la 51. Chiaro? Perché la missione 50, ragazzi, è la stessa, mi pare, della 33 o della 34, non vorrei dire boiate con i numeri, ma la 50 è il boss finale del primo capitolo, il Sahelanthropus. È lo stesso! Il capitolo 2 non ha un boss finale, ok? Il gioco ha due boss fight reali. Quiet e il Sahelanthropus. Fine. Gusto, questo si va a finire nel gusto, però Metal Gear non è sempre stato così. Non è mai stato così. Però quello è gusto. Non è questione di mancanza di materiale. Noi stiamo parlando di questo. Il gioco è incompleto, ragazzi. Quindi, allora, ragazzi,
Bene, bene, bene. Poi ovviamente ci sono anche altre cutscene intagliate. Il Walker Gear, no? Al di là del fatto che abbiamo il Battle Gear come centro narrativo del combattimento e poi non viene sfruttato granché, ma questo è perché il gioco è incompleto. E perché comunque Hideo Kojima ha deciso di rimuoverlo perché era troppo forte nel gameplay. Quindi va bene, è una scelta alla fine. Ma quando il gioco è completo non le pensi queste cose, non ti pesano. Anche Peace Walker ha avuto parecchie modifiche. Però vabbè. Quindi la scenetta di lui che sale su Walker Gear non c'è. Ehi, forse questa persona me la sono persa io. Chissà, non credo. Non credo vista la percentuale di gioco che ho, ma. Comunque non c'è e non è importante, le altre lo sono, ragazze. Ora, arriviamo al punto. Perché abbiamo discusso di come le cose non sono andate a finire. Sto per finire il discorso per quanto concerne le cose che non sono state concluse. Infine, voglio chiudere il vlog dicendo magari come avrebbero potuto cambiare qualche cosa a livello narrativo. E se un fan di Metal Gear Solid è in grado di fare una cosa del genere, è veramente disastrosa la cosa. E poi possiamo tranquillamente chiudere, ma con solo l'amarezza nel cuore, non c'è niente di buono a tutto questo. Ora, Metal Gear Solid è famoso per una situazione piuttosto pazzesca: avere scelte narrative folli ed insensate e riuscire a giustificarle. Riuscire a giustificarle così bene. Che sarebbe quasi strano dire che non potrebbero esistere nel mondo reale, no? Le nanomacchine sono la Deus Ex Machina più figa insieme a Mantis di tutta la saga. Ma contemporaneamente, le cutscene che duravano in Metal Gear Solid 4, ragazzi, ci sono quasi 10 ore di cutscene, escluso il codec. Quindi fatevi i vostri conti. Ma riescono a giustificare qualunque cosa. Che poi non abbia senso è un altro discorso. Ma ce la fanno. In The Phantom Pain ti riescono a giustificare dei parassiti come quelli delle corde vocali. Ci riescono! Ti fanno talmente di tante di quelle pippe nelle audiocassette, grazie a Code Talker, così complesse che se non sei un micro. Se non sei un biologo, è tutto vero. E funziona. È un gioco mentale. Utilizziamo paroloni per confonderti le idee e farti entrare in un mondo. Va bene. Quindi la voglia di spiegare le cose c'è. Cioè, la capacità c'è sempre stata. Manca il materiale. Perché, per esempio, sappiamo che siamo nel 1984. Tutto ciò che è presente nel 1984, salvo segreto militare, all'interno della stessa Metal Gear Saga, deve essere in qualche modo inferiore al futuro. Ora, i parassiti possono essere in alcuni modi più potenti di quello che si vede dopo. Ha senso, perché poi vengono distrutti. Va bene. Però, quando abbiamo a che fare con micro mini boss fight come gli Skulls. Gli Skulls non hanno alcun senso di esistere, vengono quasi spiegati, ma stiamo parlando di entità le quali, aprendo le mani come quella magica, come nelle Sailor Moon, che ti creano dei fucili mitragliatori. Aprendo le mani, li generano dall'aria, no? Le Frog nel 2014, le armi di Liquid Ocelot, ok? Roba che esce fuori da Outer Haven, la nave creata dai Patriots, hanno dei P90 sulla spalla. Se potevano creare delle armi 40 anni prima. Non funziona. Eppure, in tutto questo bastava una frase. Un'audiocassetta che ti dice magia. Ho dovuto tagliare un rumore pazzesco. Quindi, al di là del fatto che ho un mal di testa lacerante, ragazzi, dovete anche capire quanto mi sta prendendo questa cosa. È seria, non è un gioco, non è. Ah, non mi è piaciuto Metal Gear Solid 5. Credo che ormai sia chiaro, non è qualcosa su cui vorrei nessuno scherzasse a livello di videogioco, ok? Del mercato. Rendetevi conto di cosa è successo davvero, a questo titolo, a livello industriale, a livello di comunicazione, a livello di vendita e di produzione e anche di public relations comunque. Allora, riprendo il discorso, sono nel flusso anche se spero di poter tornare senza fare ripetizioni di alcun tipo. Magia, giusto, la magia era giustificabile, bastava spiegare un po' di tecnologia inesistente e come mai poi non è stato più possibile ricrearlo. Anche la scomparsa dei parassiti, possiamo anche rendere magici i parassiti, sarebbe stato ridicolo e stupido, però alla fine è quasi l'unica spiegazione che possiamo dare, visto che ci sono gli archea metallici che possono distruggere un metallo, in qualche modo anche ricrearlo, possono impoverire l'uranio, quindi lasciamo stare, o arricchirlo, scusate. Ma, tornando a noi, ok? In The Phantom Pain sono in grado, con un tocco di classe veramente geniale, che comunque è sempre l'utilizzare Young Mantis, di giustificare un
un ender praticamente, un orbital frame come il Sahelanthropus all'interno di un Metal Gear ambientato nell'84. È più fico di qualunque Metal Gear, eppure è immisurabilmente più debole di qualunque Metal Gear, compreso il Metal Gear D di Outer Haven, perché non funziona, non può muoversi, non ha un'intelligenza artificiale, non ha un pilota, non va, è un enorme ammasso di ferraglie e riesce a fare quelle cose perché Young Mantis lo controlla psiconeneticamente. Boom! Però lo fa e giustifica, è fatta una figata molto anime che però non rompe la cronologia dei titoli, nella serietà e potenza e paura che può incutere un reale Metal Gear nucleare. Quella è una bomba atomica appoggiata di peso che pesa svariate centinaia di volte o migliaia di volte una reale bomba, quindi è un peso inutile. Ok, il problema è proprio questo però, esattamente come gli Skull, esattamente come il concetto che magari estenderò un pochino dopo, ossia dei soldati vaganti della vecchia Mother Base, degli zombie parassitati, nulla di questo viene gestito come se fosse qualcosa di reale. Nessuno ne parla, nessuno ne discute, nessuno ne giustifica la realtà e l'esistenza, persino di gameplay a volte. E questo genere di mancanza non c'è mai stata nella serie. Ragazzi, Metal Gear Solid riesce a giustificare Vamp, che credo che è molto difficile piaccia a qualcuno, ok? Vamp cammina sulle pareti e sull'acqua, succhia il sangue delle persone ed è immortale. Provare a giustificarlo e riuscire a canonizzarlo, nonostante in Metal Gear Solid 2 doveva essere uno scherzo, è segno che puoi giustificare qualunque cosa tu come autore. Figurati gli Skull, figurati gli zombie, puoi farlo. È vero che gli zombie sono giustificati, ma non vengono mai gestiti, ok? Non vengono mai chiusi come linea narrativa. I soldati vaganti di Mother Base, che si muovono come zombie, come se fossero esperimenti di Skull, li puoi fultonare alla base, li devi fultonare alla base, e non portano a nulla. Nessuno ne parla. Non una frase. Non una spiegazione, non un... Ma che diamine hai portato alla base? I soldati e gli zombie interagiscono fra di loro nella mappa, perché essendo open world non sono programmati per essere di interazione, ma se si incrociano non c'è nessuna reazione. Quando porti questi zombie parassitati e malati alla Mother Base, magari finiscono in quarantena e basta. E poi? Che cosa sono? Perché li posso usare come soldati? Che cazzo significa? E questo genere di mancanza, questo genere di barare a livello narrativo è qualcosa che non è mai avvenuto nei Metal Gear Solid e che in The Phantom Pain è il fulcro della trama. È il fulcro, è il colpo di scena che ti viene sbattuto in faccia mentendoti. Quando giochi Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e lo rigiochi, o se sei sveglio abbastanza la prima volta, lo capisci che c'è una grandissima puzza di merda. Bello, questo vlog in cui sono volgare, mi fa capire quanto sono arrabbiato. Senti puzza di merda, lo senti. Perché il colonnello parla di simulazione tutto il tempo? Perché Iroquois Pliskin, alias Solid Snake, viene ritenuto un fattore esterno alla simulazione? Che cosa vuol dire? Parli con un computer? Ah, cazzo, poi si scopre che è un computer. Tutto è riconoscibile. E soprattutto quando incontri Solidus non finisci in dissolvenza nera. Il punto è che in The Phantom Pain questo non esiste, tu non puoi, ok? O meglio, intuisci magari, ma nel modo sbagliato, intuisci di meta, non di gameplay, perché quando nella missione verità il flashback non che porta poi alla scena finale in Outer Haven, che non viene collocata cronologicamente, non ha alcun senso reale, perché fondamentalmente doveva essere inserita probabilmente all'uprising o comunque nel luogo dove ormai Phantom ha preso coscienza e non è certamente dopo la dissolvenza nero di Eli che vola via. Praticamente come ti dimostrano che tu non sei Big Boss? Cambiando le cutscene. Le cambiano, non ti fanno vedere dettagli in più, ne cambiano gli eventi. Il dottore
al posto di farti vedere le foto, te le dà. Non è un'illusione la prima volta. È cambiata l'azione. È cambiata. E tutto il resto è uguale. Identico. Manca proprio il tocco autoriale lì. È una porcata. Hanno cambiato la realtà per farti avere un colpo di scena. E non funzionerà mai così. Ti senti preso in giro. Allora non potevo capirlo. Non c'è un dettaglio che mi è sfuggito. La telecamera non si è spostata via da un dettaglio, come quando cerca di non farti vedere gli occhi di Ishmael, no? È tutta una presa per il culo, tanto che lo stesso Ishmael dovrebbe essere Big Boss. E Ishmael non ha la barba. Ha entrambi gli occhi. Entrambi gli occhi. E poi, nella cutscene finale, vedi che è Big Boss, che ha di nuovo la barba e l'occhio con la benda. Aspetta. Mi stai prendendo per il culo. Fammi vedere che è come Kojima all'interno del JDC, che ha una maschera, che si toglie la maschera senza barba e con gli occhi finti. Ma allora non farmi gli occhi che funzionano, fammi un occhio di vetro. Capite? Questo è Metal Gear Solid e queste cose le ha sempre fatte. Le avrebbe potute fare, il Fox Engine è di una flessibilità pazzesca. E allora perché Ishmael non ha la barba? Gli cresce dopo? Allora aveva una maschera. E allora perché non me la fai vedere? Ti prende per il culo. La missione 46, la verità, è la stessa identica missione, senza differenze, mentre ti aspetteresti un costante sbatterti in faccia piccole differenze, il colore dei fiori, il poster, l'inquadratura, lo sguardo, la frase in un'altra lingua. Ma visto che l'uomo di fuoco, Mantis, tutto questo è reale, non è un'illusione, mentre magari doveva essere qualcosa che aveva a che fare con lo Sharpner, con la scheggia che hai in testa, è tutto reale, nulla può cambiare perché è tutto reale. Quindi è persino la balena infuocata risulta poi un... Allora cos'era reale anche quella? Cioè... Ah, è una presa per il culo. Ti prende in giro. E quindi è normale che come appassionato ti senti preso in giro. Nonostante poi magari il colpo di scena ti fa venire i peli dritti perché vedi che tu stai venendo riconosciuto come Big Boss, come giocatore dopo tutti questi anni. Ti chiude la saga ricordandoti che sei stato tu a crearla, no? Wow, wow! Però no. Anche perché manca il finale. Cioè, è questo il punto, ragazzi. Dovreste vedere questa missione per capire come il cambio di due cutscene non è la rivelazione di un segreto all'interno delle stesse. Non va. Non va. Perché a quel punto potevi fare un paio di cosine. Non mi metterò a parlare oltre degli zombie vari, eccetera. Però, ragazzi... Quando hai a che fare con un'opera come questa, con un passato, con quello della Metal Gear Saga, Kojima non può venirmi a dire, non può venirci a dire, non ho nessun rimpianto, kept you waiting, ah. Cioè, nessun rimpianto, sta minchia, cioè, non può funzionare, c'è qualcosa che non va ed è molto, molto grave. Ricordiamoci che le cutscene dei trailer non ci sono nel gioco. Ed erano molto importanti, specialmente quella dell'inginocchiamento in mezzo al napalm, ragazzi. Non si gioca, ma... A questo punto, no, arrivati a questo livello di coscienza del fatto che il finale manca completamente, la missione finale è assente, l'evoluzione dei personaggi si paralizza, Miller, Ocelot, diventano macchiette. Macchiette! Che cazzo vuol dire? Come macchiette, quei due personaggi, il fondamento della Metal Gear Saga? La cosa più bella di The Phantom Pain era vedere più Miller che Big Boss. Perché lui è importante. E in Peace Walker diventa un personaggio importantissimo anche se non l'hai mai visto prima. La Metal Gear Saga comincia con lui morto praticamente. Metal Gear Solid, lui è morto da 3 giorni. Il primo giorno della missione di Solid Snake, di David. Cioè, oh. Non... Possibile che vedi tutto quest'odio, questo Phantom Pain all'interno di Miller e poi non si sviluppa? Viene abbandonato a se stesso? Perché? Perché nel capitolo 1 dice: non è finita, penso che ancora non sia finita, c'è ancora roba. Non è vero? Il gioco continua a sbatterti in faccia, it's not over yet. Persino nella missione 51 tagliata c'è Liquid che dice it's not over yet. Ok, è un suo trope, è una sua catchphrase, ma il gioco te lo dice in continuazione e te lo dice Skullface e te lo dice Miller e te lo dice tutti. Gli dicono non è ancora finita a ogni cutscene, quelle poche che ci sono, e poi finisce senza finire con il Salantrus che vola via. Eppure nel momento nel quale ti senti anche preso in giro nei confronti di persino come l'ultima missione viene fatta, tanto che ti sembra che Kojima non ci abbia lavorato affatto o che abbia fatto un brutto lavoro, follia,
visto che il prologo è geniale, come fai poi a rifarmelo uguale, visto che hai un engine così libero che puoi fare qualunque cosa? Su YouTube ci sono già tutte le cutscene con i personaggi sostituiti. Non ci vuole nulla, basta cambiare un file in una cartella. Gli engine grafici non sono sempre così flessibili. Lui lo è. E che ti costava di fare una magia? Basta niente, no? Non è stato possibile o non ha voluto. Però a questo punto, visto tutto quello che è successo, mi vuoi creare due big boss, no? Visto che internet aveva intuito il colpo di scena prima che il gioco uscisse, comunque. Perché siamo appassionati da 20 anni, ok? Lo capiamo. Se ci stai prendendo in giro in maniera positiva. Non ci saremmo aspettati questo. Ma ci aspettavamo che non fosse Big Boss, perché non si fa chiamare Snake dopo Peace Walker, a parte le sue più intime. Quindi se viene chiamato Venom Snake in questo modo c'è qualcosa che puzza. Va bene, perfetto, figata, quindi ce lo aspettavamo. Ma gestiscilo in maniera migliore. Se tutti abbiamo sofferto così tanto, e francamente è stato professionalmente fatto male a livello comunicativo, perché non si dovrebbe comportare così, ma chi lo sa, quando hanno escluso David Ayer come doppiatore, perché è vero, era fumettoso, nonostante fosse la legacy della Metal Gear Saga, era fumettoso, magari in un contesto così serio non avrebbe funzionato, ma allora Ishmael, fammelo doppiare da David Ayer. Ok, anche purtroppo in Ground Zero, Kiefer Sutherland era già Big Boss, quindi dovevano pensarci prima, ma sarebbe stato geniale. Così come sarebbe stato geniale vedere una scena di David doppiata da Ayer. Però, sciocchezze, ma se mi cambi già la voce di Venom e David Ayer e di Big Boss originale, hai fatto un altro tipo di figata incredibile. Ma se proprio, ragazzi, dobbiamo trovare la follia, è che la narrativa in questo Metal Gear Solid a livello serio manca. Dico solo una cosa soggettiva: se avevi bisogno di creare cutscene anche semplici o di far anche impazzire i fan, perché se tu mi rifai una fotografia anche di Metal Gear Solid passati con il Fox Engine, uno impazzisce. Ma anche se mi rimetti le stesse cutscene con l'engine di Metal Gear Solid 2 o d'1, ma in questo caso non avrebbe avuto senso perché serviva l'engine del 3 per vedere Big Boss o Peace Walker, allora fa sì che ogni volta che Venom va a dormire mi fai un flash di ricordi. Quando stiamo per uccidere Quiet, che è nella stessa identica posizione di The Boss, con la stessa identica inquadratura, quindi Kojima, non mi prendere per il culo, hai voluto fare tuo autodecitazionismo, che è geniale, ci sta. Fammi vedere The Boss. Cazzo, Venom ha avuto un'ipnosi per anni in coma. Ipnosi violenta, non ipnosi giocando. Cioè, un'ipnosi fatta da Cypher. Roba grossa. Roba che è nella fantascienza. Cioè, è pericoloso fare una cosa del genere a un cervello in coma. E non ha mai un flash. Non ha mai dei ricordi non suoi. Perché lui è diventato Big Boss, ma era anche un medico prima. Era un'altra persona. Avrà qualche scontro mentale, no? Sarà anche quello che lo fa uscire di testa. Ha tanto così d'acciaio nella capoccia. Ma solo nella missione 51 hai un reale effetto di quell'affare. Ed è lì che uno sente la mancanza di un capitolo 3 in cui il Phantom diventa pericoloso. Tu hai a che fare con un personaggio che non ha ricordi. Non ha un flash di Snake Eater, magari senza volti. Che cazzo ci vuole ad avere un'idea del genere? Non avrebbe rimosso serietà. Ti avrebbe fatto, a te giocatore ignaro, pensare: mamma mia, Big Boss dopo 9 anni di coma non ricorda più gli eventi davvero. Vedi delle facce confuse, non riconosce The Boss. A me viene la pelle d'oca con l'idea che non ci sono nel gioco. Vedere The Boss con la faccia contorta, vuota, un vuoto, perché non la ricorda, non l'ha mai vista. Non l'ha mai vista. No, neanche un flash, neanche un'illusione, neanche un'illusione. Cazzo, persino i petali del fiore nell'ospedale è vero. È tutto vero. E quello può essere un colpo di scena, allora non ci sono le illusioni, va bene. Ma non mi puoi... Tutto questo porta tanta più incazzatura, perché il gioco non finisce! Io ripeto, l'ultima scena è il Sylanthropus che se ne va a fare in culo con Eli insieme a 2 armi di genocidio. Nessun to be continued. Cioè, ragazzi, questa cosa non deve passare inosservata, non deve essere morta tra qualche settimana.
Bisogna farlo il polverone. Io devo andare a pizzicare le persone. Non è un gioco. A livello narrativo è una frode. Parola grossa. Ma cercate di capire, veicolate la mia rabbia in quello che è successo veramente, ok? Quindi non ci sono i flashback, non ci sono flash illusori, non c'è quello che ci sarebbe potuto essere. Hater era una chicca, sono idee soggettive. Però, se proprio vogliamo constatare la realtà che il finale non c'è, Konami, Kojima, dissimulate. Fate finta che certe cose non ci siano mai state. Mentite. Ma creando perlomeno una forma di rispetto nei confronti del consumatore. Una bugia buona. Non far dare il ceppo ad Eli. Ragazzi, bastava togliere quella scena ed evitare che Eli volasse via. Trovavi un'altra cosa. Potevi anche far sì che Eli rimanesse su Mother Base continuamente torturato dalla cattiveria di Big Boss. Sviluppava odio. Non è un plot hole non sapere poi come arriva a Shadow Moses. Chi se ne frega? Ci sono decenni a volte tra un evento e l'altro. Non importa. Sono esseri potenti, con grandi volontà, con grandi capacità combattive e politiche. Senza contare che Ocelot aiuta sempre tutti per metterla poi nel culo a tutti quanti. Quindi, comunque, tutti possono arrivare da qualunque parte. Non c'è bisogno di quello. The Phantom Pain non ha creato plot hole. Semmai ha fatto qualche retcon. Ma a livello personale non ritengo che la saga abbia plot hole, per quanto molti pensino che ci siano, e alcuni hanno anche delle opinioni coerenti a riguardo. Lì si va nel soggettivo, nonostante io abbia una certa conoscenza delle cose, molto approfondita, modestia a parte. Ma! Allora, quel cliffhanger del primo episodio, in cui Mantis fa volar via il ceppo. Poteva iniettarlo a Quiet piuttosto, ma lasciamo stare cazzate che avrebbero creato altri problemi. Perché fai vedere nella cutscene, sul gioco Gold pubblicato su disco, che lo dà ad Eli? Perché? Perché? In quel momento tu hai creato la mancanza del finale, perché quell'evento non esiste nella trama poi. Quando lui vola via con il ceppo e il Metal Gear, hai creato il Phantom Pain. Però è una presa per il culo. Perché a quel punto potevi fare comunque la missione 51, ragazzi, e dire: la nostra idea originale era far sì che Mantis deppe il ceppo ad Eli. Dopodiché avrebbe preso il volo con il Sahelanthropus e Mantis stesso, creando la Kingdom of Lies. Non fargli dare il ceppo. Taglia quel pezzo della cutscene. Tanto persino la fine del capitolo 1 finisce in dissolvenza con Miller che fa: ma non credo che sia finita. Cioè, e non crede che sia finita perché ovviamente la merda vera deve ancora arrivare. Ma non arriva mai davvero. Arriva il primo passo alla missione 45. È ovvio che si potrebbe parlare molto del gioco. Perché stiamo parlando anche di un titolo che ha forse la peggiore localizzazione degli ultimi anni, ok? Non è questo di cui voglio discutere nel vlog, ormai siamo alla fine. Forse per fortuna ho avuto quel problema tecnico, chissà che col flusso di coscienza cos'altro avrei aggiunto. Magari sarebbe durato veramente 2 ore. Però, ragazzi, stiamo avendo a che fare con un gioco nel quale la localizzazione, un gioco AAA a dir poco, quando porti qualcuno in Fulton, Miller ti ripete a ogni istanza: viene anche lei, con accezione femminile, per qualunque soldato. Sempre. Ed è la frase che più vedi nel gioco, al 100%. Più volte le ho pubblicate su Facebook, non posso farvele vedere qui, ma cercherò di mettere il link in descrizione. Più volte, in inglese viene detto con accezione, proprio con volgarità, quando parla Scarface o qualcun altro: it's not. In italiano è così. L'opposto. E se conosci la saga e un po' l'inglese, non hai problemi. E se no? Cioè, hai un personaggio che dice è bianco al posto che è nero? Hai completamente distrutto tutto di quel personaggio. Ha detto il contrario e tu hai tradotto l'opposto. È il tuo lavoro.
Ed è solo un esempio. Perché quando mi traduci the joy, maiuscolo, con gioia, Strangelove sembra che parli alla fidanzata. Per quanto potesse in qualche modo essere anche vero, per un certo periodo. Ma gioia? Chi è gioia? Non ha alcun senso. Ragazzi, la localizzazione di Phantom Pain è scandalosa. E ce ne sono tante altre di porcate di quel livello, ma lasciamo stare. Ragazzi, è troppo mettersi a chiacchierare del gameplay, perché tra i zombie e altre cose si potrebbe discutere a lungo di traduzioni come gioia, patrioti, lei, it's not, it's... È osceno. Però ricordiamoci la cutscene finale e anche iniziale del gioco, in cui c'è scritto Outer Haven in un mondo di guerra, no? Quindi non sai se è veramente la Mother Base. Ci sono dei loghi di Diamond Dogs, c'è del cellophane, ci sono degli spari in sottofondo. Quell'evento non è collocato cronologicamente, e quell'evento, insieme alla stronzata della maschera di Ishmael, non viene neanche giustificato, perché quella cassetta, che io la ritengo, quella cassetta, una delle idee forse più geniali che ha avuto Hideo Kojima nella sua carriera. Perché se riesci a mettermi sul titolo della cassetta missione di infiltrazione N313, probabilmente, che è la missione di Metal Gear, e mi chiudi il cerchio con quella cassetta, ordinando a Phantom da parte di Big Boss di creare l'Uprising nel 95, io ti applaudisco. D'accordo. Ma quella cassetta chi gliel'ha data? Quando gli è stata data? Capite? Può sembrare non importante, ma era una cazzina in più che ti trasformava tutto. E soprattutto, una volta presa quella consapevolezza, quel finale non chiude, quel finale fomenta. Quel finale ti porta a capire, adesso Phantom sa che non è Big Boss, ma nonostante tutto viene visto come tale. E quindi ormai è un demone, un teschio senza carne, solo con un corno d'acciaio. Il simbolo di Outer Haven. Tutto questo non c'è. L'ultima cosa che viene vista all'interno di questo gioco è una cutscene interrotta in dissolvenza nero del Sahelanthropus che vola con un bambino. Punto. Poi se vuoi puoi rifare le missioni a difficoltà diverse. Meglio che chiudo così. E però dinanzi a tutto questo discorso, effettivamente, anche a livello del canale, c'è una cosa importante che va discussa, fondamentale, che poi è il cuore di tutti questi vlog, è l'anima di queste due discussioni, e va assolutamente sottolineata davanti a tutti voi qui e adesso.